Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo episodio di Steins Gate. Eravamo rimasti che abbiamo portato il nostro monitor CRT a riparare in questo negozio in cui appunto ci sono un sacco di monitor CRT ovunque. Sembrano quasi spazzatura perché sono tutti ammassati insieme, ma in realtà funzionano tutti, secondo Mr. Brown. Ne ha sia di vecchi che di nuovi. Alcuni probabilmente sono anche più vecchi di me. E ce ne sono alcuni piatti ed altri in HD che uscirono poco prima degli LCD. 今日は遅くまでやっているんですね。普通だったら夜7時には店じまいでしょ。Sei ancora aperto oggi nonostante sia tardi. Di solito non chiudi intorno alle 7. Dato che c'è poca confusione, diciamo, i negozi di elettronica più grandi chiudono intorno alle 8 o alle 9. E dopo la città diventa silenziosissima. Sto aspettando qualcuno. Intendi uno dei tuoi chipmunk? Non chiamare la mia ragazzina un chipmunk. Sentito? Diciamo, ha preso il suo portafoglio e dentro il portafoglio c'era una foto. Ed è la foto di una ragazza giovane. Che fa, vabbè, il segno della pace rivolta alla telecamera. Fotocamera. Qualcuno potrebbe pensare che quest'uomo muscoloso sia un qualche tipo di pervertito, ma in realtà la ragazza è sua figlia. Vabbè, questo l'avevo immaginato. È da circa 12 anni adesso, penso. Il suo amore per lei è secondo solo al suo amore per i CRT. O magari era al contrario, in effetti. Però non si ricorda il suo nome. Se tocchi Nae, sei morto. Ok, si chiama Nae. Ok, è un nome piuttosto raro che significa intrecciare. To braid non era intrecciare. Qualcosa del genere comunque. Ok, è venuta qualche volta al negozio e abbiamo interagito con lei. Per abbiamo intendo Mayuri. Perché è l'unica che va d'accordo con Nae. Nae ogni volta si nasconde quando vede me o Daru. Devo ammettere che sono molto impressionato dal fatto che lei riesca a percepire la mia aura di pazzia ad un'età così giovane. Mr. Brown bacia la foto di sua figlia. Di nuovo, brividi lungo la schiena. Ma seriamente, a parte tua figlia, c'è qualcuno che è davvero entrato in questo negozio e è diventato davvero tuo cliente? Diciamo, sì, ho affittato il secondo piano da circa 6 mesi e non ricordo di aver mai visto un cliente. Ok, ha posato la foto ed è tornato indietro a controllare le TV.
Ok, sembra che possa aggiustare il nostro televisore. Davvero? Cosa vuoi farmi pagare? Perché ovviamente vuole un compenso per aggiustare il televisore. Cosa pensavi? Non faccio mica carità io. Sei tu quello che ci ha dato la TV. Sì, e quindi? Non ho mai detto che ti avrei servito gratis. Oh, sta zitto, se non la vuoi io posso riprendermela. Come osi trattare così l'uomo che può cambiare il futuro dell'umanità? E chi è adesso? Io, ovviamente, chi altro? Lava i denti e vai a letto, ragazzino. Avrai i tuoi soldi, Mr. Brown. Ho sentito la porta aprirsi. Una ragazza è entrata nel negozio. Indossa una giacca vintage e, vabbè, degli shorts stretti. Una figura molto atletica, va bene. What's up? Ok. Il tempo si è fermato. Sembra che qualcuno abbia attivato The World. Non so a cosa si riferisca, sinceramente. La ragazza continua a stare in piedi con il braccio alzato e il suo sorriso è diventato confusione. Quale reazione si aspettava? Davvero? Comunque, è lei la persona che Mr. Brown stava aspettando? Magari è qualcuno che lui conosce personalmente? Un'altra figlia? Non saprei. Oserei dire la sua ragazza? Non lo so, non capisco quanti anni abbia, sinceramente. Io ho chiamato prima, sono Amane. E il tempo ha ricominciato a muoversi. Ah, quindi tu sei la ragazzina per il colloquio di lavoro? Io sono Tennoji, il manager di questo posto. Cosa? Un colloquio di lavoro? Questa giovane donna? Davvero vuoi lavorare in questo posto così sporco, deprimente, pieno di debiti, cioè con un manager così vecchio, eccetera, eccetera? Vuoi per caso un extra di 1000 yen aggiunti al tuo affitto? Bella risposta, mi è piaciuta. Le mie parole sono soltanto la verità. Comunque non avevo idea che il negozio stesse assumendo personale.
In effetti non capisce perché gli serve personale, dato che questo posto non è poi così attivo, va? Beh, in realtà sono io che ho chiesto per il lavoro. La ragazza sembra un po' imbarazzata. Prima il boss mi ha rifiutata, ma non ho accettato un no come risposta. È onestamente sorprendente. Allora, siediti pure, piccola donna, signorina, ecco. Ah, oh, grazie. Sembra che stiano avendo un colloquio formale. Stavo per andarmene, ma dato che Mr. Brown non mi ha ancora cacciato fuori, allora resterò qui un altro po'. Penso che lei sia nervosa. Beh, in effetti, stai facendo un colloquio di lavoro. Solo per un colloquio di lavoro part-time. Scusa, se vuole essere assunta, un minimo di ansia potrebbe avercela. In effetti va un po' in contrasto con quello che ha detto prima, che non avrebbe accettato un no come risposta. Perché, diciamo, sembrava un tipo molto sicuro. E adesso non lo sembra più di tanto. Qual è il tuo nome? Amane si chiama. Sì, infatti. Amane Suzua. Età? 18. Same as me. Perché l'ho detto in inglese? Comunque, anch'io ho 18 anni. Studente? No. Ok, quindi non studia. Perché vorresti lavorare qui? Perché amo i CRT. Ok. Assunta, inizi domani. Come? Che cosa? È uno scherzo? Siamo in TV? C'è una telecamera nascosta? Grazie, capo. Adesso Amane sembra più rilassata. Poi guarda verso di me. Chi sei tu? Dopo mezz'ora glielo chiede, va bene. Tu... Oh sì, chiedere il mio nome? Fai sparire quel pensiero dalla tua testa, ragazza. Perché sarebbe rischioso per la tua vita sapere il mio nome. Oh, quanto stai parlando? Un grandissimo numero di persone hanno saputo il mio nome solo per ritrovarsi gli obiettivi dell'organizzazione. Sara in America, Claudia in Italia, Simone in Francia. Non voglio che qualcun altro sia in pericolo. Ma che cosa vuol dire, no? Smettila di sparare cose dal fondo schiena, diciamo così. Lui soltanto non riesce a capire il mio dolore. Questo idiota ha in affitto il secondo piano. Il suo nome è Okabe Rintaro. No, gli hai detto il suo vero nome, adesso impazzisce. Il mio nome non è Okabe, è Oin. Non lo dire. Smettila. O alzerò il tuo affitto. Oh, questa frase funziona sempre, a quanto pare. Sono Caberin. La ragazza in piedi ha posato una mano sulla mia spalla e mi guarda con un'espressione seria. Io non so niente di questa organizzazione di cui parli. Ma se sei nei guai, Okabe Rintaro,
Fammelo sapere, ti posso aiutare in cose come questa. Come lo puoi aiutare in cose come questa? Sembra un po' losco. Neanche loro hanno capito. Cose come... cosa? Se è necessario posso fargli male così tanto che non ti daranno più fastidio di nuovo. Ok, comincia a spaventarmi. Mr. Brown, non penso che tu debba assumerla. Sì, potrebbe essere un po' selvaggia, ma comunque la licenzierò se dovesse causare qualche guaio. Comunque ignora quella storia dell'organizzazione, tutto nella testa di Okabe. Davvero? Tu continui solamente a pensarlo. Ma un giorno il mondo si inginocchierà di fronte a me. Ok. Convinto tu, convinti tutti. Va bene, io direi di chiudere qui con questo episodio. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo come al solito di lasciare un like se così è stato, di lasciare un commento, una condivisione, quello che volete. Ricordatevi anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per essere sempre aggiornati sui video che caricherò. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!